come finisce Mina Settembre 2, la fiction con Serena Rossi, basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, ha superato i 5 milioni di spettatori con quasi il 30% di share nel finale della seconda stagione. Sono tante le situazioni ancora in sospeso e in attesa della terza stagione che andrà in onda nel 2025 su Rai 1, ripercorriamo i momenti salienti dell'ultima puntata e qualche anticipazione sui nuovi episodi. L'ultima puntata si sviluppa essenzialmente sulla sospensione di Mina dal suo lavoro di assistente sociale, perché ha contattato senza permesso Simona, la madre biologica di Viola, contro la sua volontà. Qui Domenico cerca di aiutarla, tentando di convincere Simona a ritirare la denuncia ai danni di Mina. Guai anche per lui, che dovrà fare i conti con il nuovo problematico ragazzo di sua sorella. Per Claudio, l'ex marito di Mina, non c'è più nessuna possibilità di rientro. La storia è definitivamente conclusa. Nei minuti finali della seconda stagione, Mina scopre una triste verità sul conto di sua madre, che ha mentito sul suo viaggio in crociera insieme al nuovo compagno Ezio. Tramite Nunzia, Mina riesce a raggiungere la casa di cura dove è ricoverata Olga. Ezio non è mai esistito, anzi, è soltanto il suo infermiere che lo assiste in questi giorni difficili. Di questa storia ne erano al corrente solamente Rosa e il generale Gagliardi. Straziante la scena con Serena Rossi e Marina Confalone. Madre e figlia a cuore aperto si parlano con sincerità. Mina piange perché ha capito che troppi litigi inutili hanno compromesso il loro rapporto, macchiato anche dal segreto dell'amante del padre Vittorio. Tornata a casa, Mina si ritrova la piccola Viola che ha un solo desiderio: farsi adottare da Mina. Ed è così che nella scena finale di Mina Settembre 2 si compone un nuovo quadro familiare. Mina e Viola sostenute da Rosa, che andrà a sostituire Olga, che purtroppo non riuscirà a sopravvivere. E che ne sarà di Domenico? Tanta preoccupazione dopo il semi-addio di Giuseppe Zeno nell'ultima puntata della seconda stagione. Il pubblico ha pensato al peggio, addirittura ipotizzando la morte del personaggio, ma in realtà in Mina Settembre 3 Domenico e Mina avranno un rapporto stabile, seppur a distanza. Tutto sembra andare per il meglio, soprattutto quando Domenico decide di tornare a Napoli prima del previsto, finché Viola non trova il fascicolo relativo alle sue origini e decide di cercare Simona, la sua madre naturale, per tentare di costruire un rapporto con lei. Tutto ciò però all'oscuro di Mina, chiedendo la complicità di Domenico e mettendo a repentaglio l'equilibrio della loro nuova famiglia. Di sicuro ne vedremo delle belle, e chissà se Mina e Domenico possano trovare finalmente la felicità tanto desiderata.